Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi sono in Germania dopo un sacco di viaggi tra Francia, Italia, Slovenia, Svizzera e quant'altro. Oggi sono approdato in Germania, più precisamente nel mezzo della foresta nera, per far vedere quella bellissima casetta alle mie spalle. È una casetta davvero molto molto particolare. Qui siamo veramente immersi nella natura, guardate un po', è pieno di mucche dietro di me. Adesso è l'orario del tramonto, ho scelto questo orario perché è probabilmente il momento migliore per fare un video e per farvi vedere il posto dove dormirò stanotte, e è un'atmosfera veramente magica. Siamo immersi in un contesto incredibile e siamo immersi anche in un contesto che è composto da tantissimi alberi da frutta. Alle mie spalle ci sono un sacco di meli e un sacco di peri. Quindi veramente siamo in un frutteto incredibile e c'è una luce davvero fantastica. Andando un pochino più avanti, prima di farvi vedere la casa, vi faccio vedere che alle mie spalle c'è il borgo, diciamo, chiamiamolo così, il complesso di case che ospita questa casina, dove ci sono un sacco di giochi per i bambini e ci sono un sacco di cose veramente divertenti anche per i grandi. C'è la possibilità di avere la piscina in quella direzione lì, e c'è anche un hot tub più avanti come servizi extra da aggiungere al pernottamento nella casina. Ho trovato questa location su Airbnb, quindi ovviamente non sono assolutamente social, come sempre. Alla fine siamo social soltanto noi in Italia, ma le migliori strutture all'estero quasi sempre non sono sui social, ma le trovate tramite Airbnb. Quindi vi faccio vedere questa casina. È un cabin molto piccolo, fate conto che sarà 4-5 metri quadri, quindi veramente strettissimo, c'è giusto lo spazio dentro di un letto. Ma la cosa ganza e buffa è che ha la parete davanti, diciamo tutta avvetrata, che si solleva completamente, quindi vi permette di addormentarvi guardando le stelle, o addirittura nel tardo del pomeriggio, quando magari è un pochino più fresco e non è troppo caldo, anche stare sdraiati sul letto guardando il tramonto. Anche perché, guardate, il cabin è rivolto in direzione del tramonto, quindi l'atmosfera è quella delle migliori. Adesso vi faccio vedere un pochino come è fatto dentro e andiamo a vederlo insieme. Allora, eccomi arrivato sulla piattaforma dove è posizionato il cabin, che è questo qui alle mie spalle. Qui c'è la porta di ingresso. Per avere la chiave della porta bisogna conoscere diciamo il codice che è posto in un locker qua sotto, che vi viene spedito una volta che fate la prenotazione. Vengono mandati i dati per accedere al locker, dove c'è il codice appunto per prendere la chiave per aprire le porte, sia quella d'ingresso di questo cancellino davanti a me che di questa porta qua. Una volta che aprite la porta, guardate un po', si entra all'interno di questo cabin davvero davvero minuscolo, perché è minuscolo, ci sta giusto il letto, è per questo che vi dicevo che è 4-5 metri quadri. Questa la richiudo, e la cosa ganza è che è possibile aprire tutta la finestra davanti, quindi si ha l'opportunità di avere una sorta di veranda vera e propria. Ok, allora secondo me poteva essere arredato meglio, nel senso che per esempio quel quadro là con il fuoco disegnato io l'avrei tolto assolutamente. C'è una sorta di frigo bar lì sotto che però non funziona, c'è una macchinetta del caffè che invece funziona, una lampada, un po' di cuscini, insomma io sicuramente l'avrei arredato un pochino meglio, però non è assolutamente male. La privacy diciamo che c'è, non è che siamo proprio distaccati da quel complesso di case, quindi se parlate ad alta voce vi sentono e viceversa, però è una cosa veramente ben fatta che in Italia non c'è ovviamente, quindi assolutamente io ho deciso di venire qua e farvi vedere questo posto, visto che ero di passaggio in queste zone, sto andando verso il Belgio e l'Olanda per dormire una notte in un contesto un pochino diverso, e questo è quello. Vedete qua davanti a me c'è un grande albero che sembrerebbe una quercia, questa qui, con tutte le mucche sotto al pascolo che sono sparse in questa bellissima vallata. I momenti migliori della giornata sono questi, assolutamente. Io sono arrivato un po' prestino oggi, era un caldo che si moriva, c'era 36 gradi durante la giornata. Quando ho aperto
il cabin che era completamente chiuso, dentro ci sarà stato 100 gradi, 100 gradi no, ma 45 tranquillamente, e l'ho tenuto aperto un po', mi sono sdraiato nell'erba aspettando l'orario giusto per fare un po' di cose e sono stato veramente bene. Chi viene in questa location naturalmente bisognerebbe che si portasse un po' d'acqua, anche se comunque diciamo c'è una sorta di ristoro in quelle case lì, che vi possono anche servire una cena. Ora stasera cercherò di capire cosa voglio fare, se andare a cena in diciamo in quel ristoro lì o prendere la macchina di nuovo e spostarmi un pochino. Altrimenti, se volete gustarvi una cena, diciamo, al tramonto, vi organizzate un pochino prima da soli, vi prendete qualcosa e ve lo mangiate magari qui, usando quelle due panchine lì come tavolino. Il contesto è veramente molto molto bello. Sicuramente molti di voi si staranno chiedendo: ma per aprire questo bisogna essere in due, o ce l'hai fatta da solo? Allora, nelle istruzioni che mi sono state date durante il check-in c'era scritto che era necessario essere in due, ma io in realtà l'ho aperto da solo. Ho tirato prima questa leva qui per farlo sganciare da delle cerniere che ci sono lì ai bordi, ok? E poi l'ho spinto su, e diciamo con i pistoncini, questi qua che ci sono già diciamo nella struttura del cabin, già va su in modo automatico. Poi ci si può mettere questi bastoni qui che servono comunque per forzare diciamo la struttura e fare in modo che non vada giù. A disposizione vi viene dato anche altre coperte per coprirvi, altri cuscini. Laggiù ci sono anche, guardate, ve lo faccio vedere meglio. Ci sono anche l'autan, perché qui in effetti ci sono un po' di mosche e ci sono un po' di zanzare. Però io devo essere sincero, sono abituato a vivere in posti del genere, quindi non ci faccio neanche caso e non mi sono dato niente. C'è anche dello zucchero, la macchinetta per farsi il caffè, chi lo volesse, e niente, poi ci sono, come vedete, queste lucine che si possono accendere stasera quando sarà buio. Per le persone che sicuramente non vogliono neanche qualche mosca all'intorno, possono calare questa zanzariera sopra il letto in modo che assolutamente non abbiate niente di cui temere. C'è una cosa buffa che vi faccio vedere, è che c'è anche la lampada a infrarossi, che è quella che si usa all'interno delle cucce dei cani quando volete riscaldare l'ambiente o nelle cucce degli animali, ecco. Voglio vedere stasera che temperatura ci sarà una volta calato il sole. Io presumo rimarremo sempre sui 26-28 gradi, visto che sono giornate caldissime in questi giorni. Però ecco, sappiate che c'è anche questa opportunità. È una struttura un po' diversa, bisogna sapersi come sempre un po' arrangiare, fare a meno di qualche comfort e bisogna godersi un po' le vacanze anche in un modo diverso da quello che siamo abituati sempre a fare. Molti di voi si staranno chiedendo: sì, ok, tutto bello, ma i bagni ci sono? Ebbene sì, ci sono anche i bagni. Ovviamente in una struttura del genere non è possibile avere bagni nella struttura, proprio perché è una casetta piccolina. Però, come ci insegna il turismo glamping, i bagni possono essere leggermente distaccati e non è un problema, perlomeno. A meno che non abbiate problemi di prostata e quindi ogni 5 minuti dovete andare a fare la pipì, non è un problema. I bagni sono in quella direzione, 100 metri a piedi, quindi un minuto a piedi ci arrivate. Praticamente è un bagno privato per la casetta e basta, dove avete a disposizione un water tradizionale, un lavandino con il sapone, gli asciugamani, tutto quanto e anche una doccia. Quindi ovviamente non era possibile fare in una struttura del genere perché ci avrebbero dovuto portare l'allaccio delle fogne e tutto quanto e la cosa sarebbe stata più complicata, però ci sono laggiù, basta semplicemente cercare. Ho parlato poco fa con la proprietaria che mi ha detto che quest'anno hanno avuto veramente un'invasione di insetti perché le temperature sono più alte. Io devo essere sincero, essendo abituato a stare in campagna, tutta questa invasione non la vedo. Anzi, non mi sono dato assolutamente niente. L'unica cosa è che prima, camminando scalzo, ho pestato una mela caduta dall'albero dove c'era dentro una vespa che mi ha punto al piede. Però sono cose che possono capitare se siete un po' avvezzi anche alle punture di vespe, di api, insomma, non è un problema. Sto camminando tranquillamente, mi porto sempre dietro con me una pomata
al cortisone e delle pasticche nel caso mi faccia una reazione particolare. Dopo la prenderò, ma insomma non è successo niente di che. Quindi se prendete come sempre le giuste precauzioni, anche dei piccoli inconvenienti come questo non sono niente di particolare. Insomma, bisogna che vi abituate anche a stare un po' nella natura, un pochino di più. Io vorrei che questo orario non finisse più, perché è l'ora migliore del giorno, le temperature si stanno pian pianino abbassando. Ora adesso ci saranno 28 gradi, 20, 27 gradi, quindi anche gli insetti diminuiscono, non ce ne sono troppi e ci si può godere veramente un panorama incredibile. Ok? Se non avessi da dover mangiare ancora, me ne starei qua tutta la sera. Magari se loro organizzassero anche dei cestini, picnic o d'aperitivo, un po' come fanno le strutture ricettive in Italia, non sarebbe male, farebbero una cosa grandi, molto ben gradita ai loro ospiti. Ad ogni modo, siamo in Germania, non siamo in Italia, e l'ospitality italiana è come sempre imbattibile, e ci se ne accorge anche viaggiando all'estero. Soprattutto una volta che andate fuori dai confini nazionali, vi rendete conto come non è tutto oro quel che luccica e come l'ospitalità fatta nel nostro bel paese è di un livello superiore, ma di gran lunga, a quella estera. Io spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Nella descrizione qua del video trovate tutti i riferimenti a questa struttura, anche al link su Airbnb. Io scriverò anche un articolo per My Glamping, il portale che ho fondato circa un anno fa, dove vi parlo di glamping a 360 gradi. Lo trovate sempre qua in descrizione al video o anche nel primo commento trovate il link. È un portale che assolutamente vi dovete segnare e leggere come un news di, come un sito di news, perché ci metto articoli quasi giornalmente. Se mi volete contattare, sempre qua sotto trovate i miei riferimenti per contattarmi per consulenze o quant'altro. Trovate anche il link al libro sui glamping che ho scritto l'anno scorso. Cosa dirvi altro? Spero che il video vi sia piaciuto, condividetelo con le persone a cui pensate possa essere utile. Noi ci vediamo molto molto presto in un'avventura sempre qua sul canale. Io sto andando a nord, un pochino più sopra la Germania, quindi aspettatevi cose un po' diverse. Mi sto organizzando per farvi vedere qualcosa di davvero molto molto bello.